Buonasera. Inizia questa sera una nuova attività del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno che si inserisce nell'attività di diffusione della cultura scientifica attraverso Festa di Scienze, di Filosofia ed iniziative ad essa collegate. Ciò che inizia questa sera è la presentazione di libri a contenuto scientifico e filosofico che sono stati recentemente pubblicati, perché si vuole attualizzare non solo i contenuti della ricerca scientifica e dell'elaborazione scientifica, ma anche il loro legame con l'attualità e con le prospettive. Questa iniziativa si chiama Pensieri e Libri, presentazioni e riflessioni. Iniziamo questa sera con la presentazione del libro della professoressa Patrizia Caraveo, Il cielo è di tutti, edito da Dedalo Edito. E questo libro sarà presentato appunto da Patrizia Caraveo, astrofisica di fama internazionale, scrittrice, attualmente molto impegnata nella difesa dei diritti delle donne e nella sostenerne la necessità di un loro coinvolgimento in tutti gli ambiti e soprattutto anche delle scienziate negli ambiti dove si decide delle cose di scienza e di cultura. Il libro sarà presentato da lei insieme al dottor Emilio Cozzi, giornalista scientifico, esperto di economia dello spazio, space economy. Sarà un dialogo fra loro molto, credo, interessante, che ci aiuterà anche a diffondere un altro messaggio che vogliamo, che sia legato a questa nostra iniziativa, cioè la possibilità che in questo periodo, che per molti è di riposo, buone letture che riguardano la scienza, la sua attualità e il suo futuro possono essere del tutto utili e piacevoli. Grazie per l'attenzione. La parola a Patrizia Caraveo e a Emilio Cozzi. Grazie professore della presentazione, buonasera Patrizia, buonasera a tutti coloro i quali ci stanno ascoltando. E Patrizia, io partirei subito dal titolo del libro che appunto appena stato citato, Il cielo di tutti, di Dedalo. Quando sento parlare di qualcosa che è di tutti, perdona il mio cinismo, immediatamente penso che non sia di nessuno. E infatti, in qualche modo, il nostro cielo in questo momento non è esattamente rispettato. Stiamo vivendo un'epoca di progressivo, in qualche modo, inquinamento del cielo. Vuoi parlarci più in dettaglio di questa situazione? Certamente, con piacere, perché è il nocciolo duro del libro e cerco di utilizzare al meglio la tecnologia per farvi avere un'idea di che cosa significa inquinamento luminoso. Qua vedete il cielo che è sempre lo stesso sopra di voi, ma con condizioni di luce parassita, quindi di illuminazione variabile da sinistra nel mezzo di una grande città, quindi in un luogo molto illuminato, fino ad arrivare ad estra in un cielo eccellente, cioè visto da un luogo oscuro, senza illuminazione parassita. Vedete che c'è una progressione di numeri, il cielo meravigliosamente scuro merita 1, mentre i cieli più chiari meritano tra 8 e 9. Il maggiore è la quantità di luce che noi disperdiamo in cielo,
minore è la quantità di stelle che riusciamo a vedere. Quindi questa è l'equazione: più luce, meno stelle. Ovviamente vediamo che guardiamo nel mezzo di questa immagine, dei cieli già buoni sono dell'ordine di 3-4, quello che qui si chiama cielo rurale, cioè al di fuori delle città. E vediamo per esempio un tipico spettacolo estivo, la Via Lattea, vista dall'Italia. A sinistra è vista in un parco nella zona di Otranto, a destra è vista dalla Valle d'Aosta. È siamo sopra a oltre 2000 metri, in un luogo, in un parco astronomico a Saint-Barthélemy, quindi in un luogo dove si fa molta attenzione alla qualità del cielo. Ma quello che noi vediamo in questi luoghi che sono potenzialmente diciamo di buona qualità, che permettono di vedere per esempio questo spettacolo fantastico che è la Via Lattea, la nostra galassia ci passa proprio sopra la testa d'estate, vediamo che per esempio guardiamo questa con le montagne. Sulla sinistra si vede una luce e pensate, quella luce è l'alone luminoso di Torino. Siamo a più di 100 chilometri da Torino, quindi questo vi dà l'idea di quanto l'illuminazione delle città disturbi anche luoghi che fanno molta attenzione a non illuminare troppo. Se voi fate fatica a pensare quando siete riusciti a vedere la Via Lattea, non sentitevi in colpa, nel senso che è un terzo della popolazione mondiale che vive in grandi aree urbane, non riesce più a vedere la Via Lattea. Il grosso problema è che appunto le città creano questi aloni e questi aloni disturbano a decine, centinaia di chilometri di distanza. Per avere un'idea di quanto è l'illuminazione che noi inviamo e che noi sprechiamo verso il cielo, dobbiamo andare nello spazio. Questa è una foto dell'Italia, che è diciamo a gambe all'aria rispetto alla solita visione che noi abbiamo orientata a nord, presa dalla stazione spaziale, si vedono benissimo i pannelli solari della stazione spaziale, quindi Paolo Nespoli ha ripreso l'Italia e voi vedete benissimo che l'Italia è inondata di luce. Qui a destra in basso Milano e la pianura padana, che è un mare di luce letteralmente, e purtroppo la pianura padana e l'Italia in generale è uno dei paesi a più alto tasso di inquinamento. Quindi il problema è cercare di non peggiorare la situazione e, se possibile, sensibilizzare il pubblico, come vedremo più avanti, a adottare dei criteri semplici, ma diciamo che possono dare dei risultati abbastanza immediati. Ovviamente l'Italia è un brutto esempio, ma non è l'unica nazione al mondo che soffre gravemente di inquinamento luminoso, perché l'inquinamento luminoso dipende dalla nostra civiltà tecnologica e anche, diciamo così, opulenta.
perché se noi guardiamo una mappa simile a quella dell'Italia, questa qui è una rappresentazione grafica, non è una foto, del mondo intero, questa è tutta la luce che il mondo invia nello spazio. Ora, in condizioni normali, cioè in condizioni naturali, questo dovrebbe essere completamente buio. Invece questa è l'illuminazione della Terra di notte e l'illuminazione fa rima con popolazione e ovviamente le popolazioni ricche e molto dense, quindi paesi ricchi e densamente abitati, sono anche quelli più illuminati. Quindi, quando noi diciamo che una grossa parte della popolazione mondiale non vede la Via Lattea, dobbiamo guardare tutti i posti che in questa mappa sono gialli e rossi, quindi è una buona parte degli Stati Uniti, la maggior parte dell'Europa, e poi vedete il Giappone che è inondato di luci, la Corea del Sud che è inondata di luci. Se voi guardate nella parte destra di questo grafico, vedete il Giappone, poi vedete una macchia che dovrebbe essere sul mare. Pensate, quelli lì sono i battelli da pesca giapponesi che inondano il mare di luce per far salire i gamberetti e si vedono dallo spazio. E dopodiché vicino c'è la Corea del Sud, attaccata alla Corea del Sud c'è la Corea del Nord sopra, che è completamente buia. Quindi a seconda degli standard di vita della popolazione e degli standard di illuminazione, noi vediamo quanta luce viene dispersa nello spazio. Quindi la luce dispersa nello spazio è uno spreco, perché ovviamente a noi la luce interessa per terra, non interessa nello spazio, ed è allo stesso modo un indice sia del numero degli abitanti, sia della densità di popolazione, sia della ricchezza di questa popolazione. Quindi una carta socio-economica, diciamo così, del cielo, che è anche una carta della perdita dell'oscurità della notte, che è una delle cose che ho trattato nel mio libro. Patrizia, a proposito, proprio nel libro, ma non solo, anche in diversi altri articoli, lei si è dimostrata allarmata, e non è l'unica, tutta la comunità astronomica lo è, da un altro tipo di inquinamento cosmico. Mi riferisco ovviamente a quello crescente prodotto dal numero dei satelliti, che appunto sempre in aumento stanno in qualche modo intasando l'orbita soprattutto bassa. In che cosa consiste esattamente questo tipo di problema? Il problema è questa meraviglia tecnologica. Questa è l'ogiva di un Falcon 9 dove sono impilati, vedete, ci sono due pile di satelliti Starlink fatti da SpaceX, la ditta spaziale più famosa del mondo, fondata da Elon Musk. Allora, ogni struttura orizzontale che vedete è un satellite, ovviamente è fatto, vediamo dopo, in modo tutto pieghevole, è grande come un tavolo da cucina, per darvi un'idea, e sono disposti uno sopra l'altro. Quando il razzo viene lanciato e il carico arriva in orbita, viene data una spintarella, si mette a girare e i satelliti vengono rilasciati uno dopo l'altro.
In questo modo, diciamo, si forma un trenino di satelliti. I satelliti arrivati in orbita, il tavolo è costituito da tutta una serie di antenne, perché questi satelliti devono dare il servizio internet a livello globale. Quindi antenne per ricevere e rimandare il segnale internet e ovviamente un grande pannello solare, perché c'è bisogno di energia per sostenere queste trasmissioni. Allora, che cosa succede ai satelliti quando sono in orbita? Dobbiamo pensare alla Terra che è illuminata dal Sole. Allora, il Sole è alla destra in questa rappresentazione grafica, i raggi del Sole sono quelle freccette. Allora, che cosa succede nella parte o in alto o in basso? Le freccione più lunghe sono quelle che indicano il punto nel quale sulla Terra è già buio, quindi uno può uscire a guardare le stelle, ma in orbita a qualche centinaio di chilometri, questi satelliti partono a circa 300 chilometri di altezza, poi hanno un motore a ioni e quindi vengono alzate le loro orbite fino a 500 chilometri, quello che succede è che questi vengono ancora illuminati, vengono illuminati di striscio dai raggi del Sole. Sono tutti di metallo e quindi li riflettono verso Terra. In effetti quello che succede appena dopo il lancio è che i pannelli solari vengono diciamo srotolati, perché per essere lanciati uni impilati sull'altro sono stati in qualche modo arrotolati, vengono srotolati e nella configurazione che SpaceX chiama a libro, e quindi sono paralleli al tavolo. Quindi diventano, invece che un tavolo da 4 persone, un tavolo da 20 persone, un bel rettangolone tutto riflettente. Quindi sono luminosissimi. Mentre quando si alzano, effettivamente i pannelli solari vengono disposti, come loro dicono, a squalo, a pinna di squalo, quindi vengono disposti perpendicolarmente al tavolo e quindi in linea di principio non si vedono più, si vede solo la riflessione del tavolo e non quella dei pannelli solari. Ora, questa cosa qui l'abbiamo capita adesso, perché i satelliti Starlink hanno iniziato a essere lanciati nel maggio del 2019, quindi sono una cosa molto recente, e il primo lancio di 60 Starlink è avvenuto più o meno il 24 maggio del 2019. 20 ore dopo il lancio, un appassionato cacciatore di satelliti mette sul web questo un video, dove questo è un fotogramma del video, dove ci sono questa sequenza di puntini luminosi. E guardate che sono luminosissimi, perché per esempio quel puntino che c'è in alto, leggermente, diciamo, nella parte centrale, leggermente a destra, è una stella visibile a occhio nudo. Quindi questi puntini sono molto più brillanti delle stelle visibili a occhio nudo. È un trenino luminoso, molto suggestivo. La gente lo vede e telefona disperatamente ai call center dicendo UFO, UFO, perché tutte le volte che SpaceX lancia
la sua batteria di satelliti, le segnalazioni degli UFO hanno un picco, perché ovviamente la gente li vede, non sa di cosa si tratta e si preoccupano. Ora, così, vedere questi satelliti è forse interessante, così uno può essere anche ammirato da queste splendide tecnologie, ma diciamo ci sono dei piccoli problemi tecnici. Per esempio, questa qui è un'immagine, siamo in un campo di girasoli in Brasile, vediamo un cielo bellissimo, quindi non abbiamo problemi di inquinamento luminoso, e vediamo il passaggio di una famigliola di satelliti Starlink che stanno passando proprio sopra la nube di Magellano. La nube di Magellano è una galassia che si vede dal cielo sud, che è proprio una nube bellissima nel cielo, e quindi vedete cosa succede quando passano i satelliti Starlink. Quella sopra invece è una normale meteora. Questa per darvi un'idea di che cosa succede quando i satelliti irrompono in un bel cielo. Ovviamente gli astronomi si sono immediatamente terrorizzati quando hanno visto queste immagini, perché non si aspettavano affatto che i satelliti fossero così brillanti. Praticamente nessun satellite in orbita è così brillante, e quindi diciamo si sono subito dati da fare, hanno cercato di capire l'entità del problema. Guardate, questo qui è un'altra immagine dei satelliti Starlink che irrompono, questo è l'immagine di una camera, di uno strumento che deve studiare le meteore. Quindi vedete le stelle che transitano, quindi è una immagine lunga questa qui. Le stelle che transitano sono quelle, diciamo, praticamente orizzontali, che fanno un arco orizzontale. Sono tutte stelle brillanti, sono stelle visibili a occhio nudo, e vedete questa strisciata incredibile, che sono 60 satelliti Starlink che passano, e vi rendete conto di quanto sono brillanti. Questo qui è per uno strumento che studia le meteore, ma ahimè questi satelliti passano anche sopra strumenti sensibilissimi che sono messi nei fuochi di telescopi che, per allontanarsi dall'inquinamento luminoso, sono stati costruiti su impervie montagne, su isole più o meno sui picchi nelle Ande, alle Hawaii, alle isole Canarie, cioè veramente in posti scelti accuratissimamente per avere dei cieli meravigliosi. Voi guardate l'immagine, questa qui è un'immagine presa da una camera americana in Cile, e vi mettete a piangere, perché questa qui è uno strumento che è stato fatto per studiare l'energia oscura, quindi è uno strumento sensibilissimo, ha un campo di vista più grande della luna piena, voglio dire, è stato studiato apposta per fare della ricerca astronomica di punta, e questa immagine qui uno la prende e la butta nel cestino, è assolutamente inutilizzabile, perché queste strisciate sono brillantissime e praticamente bruciano i pixel, non si può neanche pulirle con il software. Quindi questo qui è la ragione per la quale gli astronomi sono molto preoccupati, perché dicono, porco mondo,
andiamo nei posti più scomodi possibili per avere il cielo migliore del mondo e adesso guardate cosa ci sta. E questo è il risultato. Patrizia, vorrei rimanesse su questo argomento. Cioè, stiamo parlando di Starlink, che come detto prima non è l'unico tipo di costellazione artificiale che andrà a inquinare il cielo. La prima domanda è questa: chi dà il permesso di lanciare un numero crescente di satelliti? E poi mi permetto anche di fare l'avvocato del diavolo, appunto mi occupo di economia, lo ha detto anche lei prima, questo tipo di satelliti in realtà permette, per esempio nel caso di Starlink, internet veloce a banda larga tendenzialmente dovunque, sostanzialmente permettono dei servizi qui sulla Terra per i cittadini. Allora, è possibile trovare un compromesso fra, come dire, l'utilità per noi comuni cittadini e in realtà il fatto che siano così impattanti dal punto di vista scientifico e dell'osservazione astronomica? Sicuramente è possibile. Prima di tutto prendiamo l'argomento all'inizio. Cerchiamo di capire l'entità del problema. Chi dà il permesso? Ecco, questo qui è una simulazione di quello che dovrebbero essere 12.000 satelliti Starlink, perché, voglio dire, Elon Musk ha fatto i suoi conti. Lui dice che vuole servire tutte le parti del mondo che non sono raggiunte dalla fibra, quindi non hanno possibilità di avere internet veloce. Dopodiché si scopre che internet veloce serve per fare il download dei film di Netflix e di cose di questo tipo, che uno si chiede: ma è il caso di fare tutto questo ambaradan per fare il download veloce dei film? Comunque, chiudo la parentesi. 12.000 satelliti sono tanti. Sono tanti perché dobbiamo pensare che in questo momento ci sono in orbita 1.500 satelliti operativi e circa 7.500 rottami. Oggetti, sì. Rottami, diciamo così, satelliti che non sono più operativi oppure terzi stadi che sono andati in orbita, rottami. Quindi noi stiamo dicendo che il signor Elon Musk da solo raddoppia abbondantemente la popolazione di satelliti in orbita. Lui lo ha, diciamo, fatto rispettosa istanza all'agenzia americana che gestisce questo tipo le telecomunicazioni. È un'agenzia federale alla quale lui ha esposto quello che voleva fare e questi gli hanno dato il permesso. Gli hanno dato il permesso senza fare la valutazione dell'impatto ambientale, perché questa agenzia può evitare di fare la valutazione dell'impatto ambientale. Perché dice, tanto sono satelliti, ma che impatto vi danno a voi sulla Terra? Allora, il problema è che questi satelliti vengono lanciati dagli Stati Uniti, da una compagnia americana, però poi alla fine coprono tutto il mondo, perché Elon Musk non vuole solo dare il servizio di internet veloce agli Stati Uniti, vuole darlo a tutti coloro che ne fanno richiesta e che pagheranno qualche decina o qualche centinaio, non lo so, di dollari al mese di abbonamento. Perché, voglio dire, lui dice che vuole fare un servizio benemerito per l'umanità, ma vuole anche fare il suo onesto guadagno, diciamo così. Ci sono in ballo il mercato di internet satellitare valutato centinaia di miliardi nei prossimi anni e, voglio dire, lui è il primo.
e lui ha sempre detto che questo gli servirà per la sua missione verso Marte. Quindi è tutto un mix di problematiche. Ecco, prego. No, professor, l'ho interrotta forse, mi scusi, prego. No, è il per cercare di diciamo, questa è la situazione. Ecco, ne approfitto allora io per fare una domanda sull'ultima cosa che ha detto, professoressa. Giustamente lei parlava di centinaia di miliardi, cioè parliamo di business. L'orbita bassa, sì, soprattutto, ma non solo, diventerà appannaggio sostanzialmente di interessi privati. Allora, sempre su questo argomento, le chiedo anche di spiegarci come, se sarà possibile, in qualche modo armonizzare gli interessi legittimi di un'impresa privata e quelli di noi, cittadini pubblici, insomma, con appunto diritti che vanno dalla scienza a magari semplicemente la possibilità di guardare a occhio nudo un cielo stellato. Certamente, come dicevo, Elon Musk è il primo, ma non è l'unico, perché c'è la fila di imprenditori, tanto per non fare nomi, Jeff Bezos, esatto, che vogliono fare la loro rete satellitare. Jeff Bezos è perché vuole acquisire altri clienti per Amazon, chiaramente. Ma il problema è in questo momento, già adesso, Elon Musk è SpaceX, è l'organizzazione che ha più satelliti in orbita, ne ha circa 600 in questo momento, ne avrà 1500 alla fine dell'anno e vuole arrivare a 12.000 e ha delle idee di aggiungerne altri 30.000 per buona misura. Quindi il problema è che tutte queste cose sono autorizzate da un ente americano, ma questi satelliti poi passano sull'Europa, sulla Cina, sul Giappone, su tutti i paesi del mondo. Quindi quello che uno si chiede è: come fa un ente americano a dare a Elon Musk il permesso di occupare tutte le orbite basse? E, effettivamente l'Unione Astronomica Internazionale, per esempio, ha chiesto l'intervento delle Nazioni Unite, perché esiste un ufficio delle Nazioni Unite che è lo Office for Outer Space Affairs, quindi per lo spazio esterno, che è diciamo responsabile di armonizzare tutti gli interventi, gli utilizzi pacifici dello spazio. Quindi esiste per esempio un trattato firmato negli anni 60 all'interno delle Nazioni Unite per che regola l'utilizzo dello spazio esterno, ma era un trattato pensato quando la gente era impegnata nella corsa alla Luna, e quindi è un trattato che dice nessuna nazione può dirsi proprietaria di un corpo celeste, di una parte di un corpo celeste, eccetera. Quindi adesso bisognerebbe arricchire questo trattato sull'uso dello spazio esterno, mettendogli dentro l'utilizzo delle orbite circumterrestri e anche magari mettendo dentro che i satelliti devono essere pensati, ottimizzati per non essere troppo brillanti, non impedire la ricerca astronomica, non dare fastidio, perché questi satelliti utilizzano le microonde, quindi danno anche molto fastidio ai radio astronomi, e quindi tutte queste cose fino adesso si cerca di gestirle, sono
gli astronomi che vanno a parlare con SpaceX, sono i radioastronomi che vanno a parlare con i gestori dei satelliti, forse sarebbe meglio che le Nazioni Unite cercassero di armonizzare la crescita economica con le necessità culturali e scientifiche di osservazione, certo, del resto del mondo. Ecco, Patrizia, c'è anche un altro problema, lei lo annunciava prima: maggiore accessibilità allo spazio, e Starlink ne è un esempio evidente, significa anche maggiore numero di space debris, cioè detriti spaziali, che sono certamente una minaccia per lo spazio, ma forse anche per noi. Perché costituiscono un rischio per le altre missioni scientifiche o semplicemente per gli altri satelliti, e perché costituiscono un rischio anche per noi qui sul pianeta? Questa qui è una la situazione adesso, la situazione attuale di tutto quello che abbiamo messo in orbita dall'Impero Romano ai giorni nostri, quindi da quando è iniziata l'era spaziale. Ora, questi sono satelliti, vedete che sono tutti più o meno concentrati intorno alla Terra, poi se ci allontanassimo vedremmo una corona di satelliti a 36.000 chilometri, che sono quelli geostazionari che sono utilizzati per le telecomunicazioni, ma questi sono tutti quelli intorno alla Terra. Per esempio, una di queste è la stazione spaziale, non dimentichiamocelo che noi abbiamo anche degli astronauti in giro nelle orbite basse. Il problema è che ogni oggetto segue la sua orbita, ha una certa altezza l'orbita, ha dei parametri orbitali, ognuno di questi ha dei parametri diversi, però maggiore è il numero degli oggetti in orbita, ahimè maggiore è la probabilità che due orbite per caso si intersechino. E se questo succede, i due satelliti si disintegrano reciprocamente e si trasformano in una nube di detriti. Questa nube di detriti continua a seguire la stessa orbita dei satelliti progenitori, ma diciamo in qualche modo si allarga e questo qui aumenta la probabilità di altri incontri catastrofici, e facendo nascere quell'effetto a catena che gli scienziati spaziali chiamano la sindrome di Kessler, che è il primo che ha studiato questo problema di effetto distruttivo a catena. Quindi uno degli effetti collaterali di mettere tanti oggetti in orbita è che questi oggetti poi possono collidere e possono appunto sporcare in modo incontrollato le orbite basse, quindi per esempio mettendo a repentaglio la vita degli astronauti, la stazione spaziale. Ogni tanto non è che vada sui giornali, ma fa delle manovrine, si alza un pochino, si abbassa un pochino, perché dai calcoli che vengono fatti nelle stazioni a terra, dove vengono controllati le orbite di tutti questi oggetti che sono intorno alla Terra, viene il warning, l'allarme, attenzione, attenzione, c'è qualcosa che ha una certa probabilità di avvicinarsi troppo. Quindi Elon Musk sostiene che i suoi satelliti sono astutissimi, che visto che hanno un motore a ioni per farli alzare, questo motore può anche essere usato per farli abbassare,
e quindi farli abbassare abbastanza che entrino in collisione, diciamo così, con l'atmosfera, cioè risentano dell'attrito dell'atmosfera e si abbassino sempre di più, e a questo punto, quando diventano abbastanza bassi e l'atmosfera diventa abbastanza densa, bruciano nell'atmosfera senza lasciare nessun altro detrito. Diciamo, sarà, lui dice che hanno anche, sono anche molto astuti, hanno un sistema anticollisione, sarà tutto quello che vogliamo. Comunque rimane il fatto che più sono, più la probabilità che qualcosa vada male aumenta. Anche perché c'è forse da ricordare che sono oggettini di taglia più o meno grande che ruotano attorno alla Terra a velocità tra i 27.000 e i 30.000 km l'ora, quindi, come dire, sono dei proiettili piuttosto pericolosi. E a questo punto le chiedo, è un problema mitigabile? E se sì, cosa sta facendo la comunità astronomica per affrontarlo? Allora, ritorniamo al problema astronomico e la risposta è... Certamente i problemi sono mitigabili se uno li conosce. Cominciamo con l'inquinamento luminoso, quello che ci impedisce di vedere le stelle. E vediamo che una grandissima differenza la fa il tipo di illuminazione che viene per esempio utilizzata per le strade, per i luoghi pubblici, e vediamo che l'illuminazione varia da un'illuminazione pessima, pessimissima, che è quella dei globi luminosi, che piacciono tanto per esempio in certe località marine, che ci sono le passeggiate a mare che hanno questi globi luminosi, che sono deleteri, perché illuminano tutto, in basso, in alto, sopra, sotto, eccetera, mentre l'illuminazione giusta è quella direzionale, è quella a destra in questo grafico, quindi quella che non ha perdite verso l'alto e verso l'orizzonte, illumina solo dove deve essere illuminata. E vedete sopra che vi dà un'idea di cosa sembra il cielo, che se voi avete delle lampade che sono direzionali, il cielo vi ringrazia perché diciamo viene sporcato molto meno. Vi dico subito che la differenza tra una lampada pessima e una lampada ottima non è una questione di prezzo, è una questione di design, è una questione di fare attenzione a dove va la luce. E ovviamente anche le lampade direzionali, per favore, non facciamo dei fari abbaglianti, illuminiamo quel tanto che basta, perché il faro abbagliante, anche se è direzionale, dà fastidio lo stesso, perché crea quegli aloni luminosi che abbiamo visto prima quanto diano fastidio a grandissima distanza. Noi possiamo fare molto e questo qui vi dà un'idea del prima e dopo avere cambiato i lampioni di una strada. Vedete che prima a sinistra praticamente non si vedeva la Via Latte. È bastato direzionare giusto il lampione della strada, quindi usare un design rispettoso della notte, perché meravigliosamente la Via Lattea è comparsa. C'era anche prima, solo che non si vedeva perché era troppo disturbata dalla luce parassita. Quindi vedete che le cose da fare ci sono. Per esempio, vi dico subito che quasi tutte le regioni italiane hanno una normativa
sull'illuminazione proprio per combattere l'inquinamento luminoso. Come sempre le leggi ci sono, ma poi non vengono proprio sempre rispettate. Ecco, basterebbe applicare la normativa e la situazione migliorerebbe e la gente si potrebbe rendere conto di quanto bello è lo spettacolo del cielo. Professore, se la saluto con quest'ultima domanda. E un comune cittadino cosa può fare? Può contribuire a questa campagna, chiamiamola così? Ma certo, il comune cittadino può, prima di tutto, per esempio, quando sceglie le luci per un terrazzo, per un giardino, così fare mente locale a prendere sempre delle luci direzionali e non delle luci che sparano ovunque, ma per esempio può aiutare le campagne misurazione del buio della notte. Partecipando a questi programmi di questa nuova branca della scienza che si chiama Citizen Science, la scienza dei cittadini, la scienza che chiunque può fare, non c'è bisogno di avere delle lauree, non c'è bisogno di essere degli scienziati, ma per esempio basta avere un telefonino e scaricare delle app. Per esempio ce n'è questa che si chiama Globe at Night, che ha un nome in inglese, ma nell'app credo che si possa scegliere tra 28 lingue, e tra le 28 c'è anche l'italiano, che è un'app che vi invita a uscire nelle date che vedete qui. Ogni mese c'è una data suggerita, cioè un certo numero di sere suggerite sono le sere della luna nuova, quindi quando in cielo la luna non c'è, non si vede o si vede molto poco, e quindi il cielo è più buio intrinsecamente, non ha il faro naturale della luna, e quindi alle persone viene chiesto di uscire e rispondere alle domande dell'app, di cercare una costellazione. In questo momento credo che sia la costellazione del Cigno, vi spiegano come si fa a trovare la costellazione del Cigno e dire quante stelle vedono nella costellazione del Cigno, in modo tale da più stelle si vedono, migliore è la qualità del cielo dove siete. Per contro, se vedete poche stelle, vuol dire che siete in un posto molto illuminato. Quindi questo permette di tenere sotto controllo la situazione, di rendersi conto se gli sforzi che vengono fatti per limitare l'illuminazione hanno qualche risultato, se bisogna farne di più, se ci sono dei posti dove la situazione peggiora in modo drammatico, quindi bisogna cercare di fare qualcosa in modo più focalizzato. Globe at Night, oppure se volete averne più di una, c'è quest'altra che si chiama Loss of the Night, la perdita della notte, oppure ce n'è un'altra che trasforma il vostro telefonino in un misuratore di buiezza, Dark Sky Meter. Sono tutti modi, diciamo così, creativi di utilizzare le capacità dei vostri smartphone, e voi fate questa misura, la inviate, lo smartphone mette dentro le vostre coordinate, eccetera, e quindi così nel centro dove vengono ricevuti tutti questi dati c'è un database sempre crescente di misure. È un modo come un altro di rendersi conto
di come dovrebbe essere il cielo e come invece è. Perché una volta che uno si rende conto che il cielo potrebbe essere molto più bello sopra la sua testa, sta più attento, ci pensa di più, perché vorrei finire dicendo che il cielo è un patrimonio dell'umanità. È l'UNESCO che ha definito, che ha dato al cielo la qualifica di patrimonio dell'umanità. È cosmo, vuol dire bellezza, perché ricordatevi che cosmetica e cosmologia hanno la stessa radice, perché cosmo è bellezza. E quindi noi abbiamo a disposizione gratuitamente uno spettacolo bellissimo, ma proprio perché è gratuito e a disposizione di tutti, nessuno lo difende. Tutti dobbiamo contribuire a difenderlo, perché il cielo è di tutti. Su queste parole bellissime, appunto, io intanto la ringrazio e so che il professor Mingarelli dovrebbe raggiungerci, ecco, forse lo vedo in collegamento, eccolo qua, e a lui cedo la parola. Non si sente. Chiedo scusa, adesso ecco, dovresti sì. sentirmi. Sì, adesso per grazie fare. Per la parola, grazie a Patrizia Carabeo e a Emilio Cozzi per questa magnifica conversazione. Voi avete giustamente citato i diritti ad avere il cielo, diritti, Patrizia parlava della identica radice tra cosmologia e cosmetica, bellezza. Ricordiamo sempre tutti che Immanuel Kant parlava del cielo stellato sopra di noi e la morale dentro di noi, e quindi sono presidi quelli del cielo, della possibilità di vedere ciò che sta sopra noi, della cultura, ma anche dell'essere umano in quanto tale. Io li ringrazio per aver fatto questa conversazione mirabile e per aver fatto da battistrada, apripista per questa nuova iniziativa di festa di scienza e di filosofia. Certamente non è di tutti i periodi che agli inizi di agosto si facciano conversazioni di questo genere, e credo che l'interesse che c'è stato fra gli spettatori dimostri quanto queste cose siano necessarie da studiare. Se ad esempio si organizzassero tutti i piani regolatori del mondo o gli strumenti urbanistici del mondo per far sì che gli strumenti di illuminazione siano quelli descritti da Patrizia Carabeo, già faremmo un passo notevole. Ma io vorrei affidare a voi una domanda semplicissima. Come può fare la scienza a aiutare ciascuno di noi e a evitare che non fa di il rischio di fare da copertura ai tanti interessi che ci sono attorno al cielo e alla occupazione dello spazio soprattutto? Ecco, io credo che la scienza debba proseguire in quest'opera di approfondimento delle conoscenze necessarie perché l'uomo appunto abbia sempre di più il controllo dello spazio, ma debba anche aiutare il semplice cittadino a fare in modo che i suoi diritti di conoscere e vedere il cielo siano preservati e aumentati, perché oggi non sono né preservati né sono molti. Forse ne faremo oggetto di discussione anche successiva, ne faremo oggetto nella prossima edizione di Festa di Scienza e di Filosofia, che come sapete è stata spostata ad aprile 2021, e con Patrizia, che molte volte è stata presente con mirabili conferenze alle nostre edizioni, e mi permetto di invitarlo ufficialmente con Emilio Cozzi alla prossima edizione, ne vorremmo parlare. Magari insieme costruiamo anche una sezione, si può costruire una sezione della festa su questi argomenti. Di nuovo grazie. Mi congedo da voi e dal pubblico
illustrando, informando sul prossimo incontro nell'ambito della rubrica Libri e Pensieri, che si terrà martedì 11 di agosto, stesso orario, ore 21:15, e in quell'occasione parleremo di medicina, presentando l'ultimo libro scritto da Silvano Dagliagambe insieme a Enrico Facco, un clinico della Università degli Studi di Padova, il cui titolo è Ritornare a Ippocrate, punto, riflessioni sulla medicina di oggi. Ritornare a Ippocrate non significa ritornare indietro nella storia, ma ritornare a ciò che contiene il giuramento di Ippocrate nel rapporto fra medico e paziente. E quindi un altro argomento che parla dell'oggi e, come nel caso di questa sera, dello spazio e del cielo uguale per tutti, ma che si proietta verso il futuro. Questo è il compito del laboratorio di scienze sperimentali, insegnare oggi per costruire il futuro. Questo è, permettetemi una parola forse grande, la missione della Festa di Scienze e di Filosofia. Grazie a tutti, buonasera e arrivederci all'11 di agosto. Per Patrizia e per Emilio, arrivederci anche ad aprile 2021. Volentieri, buonasera, grazie a tutti.